La seduta è aperta. Invito il senatore segretario a dare lettura del processo verbale della seduta precedente. Grazie Presidente. Verbale della seduta del 17 aprile 2024, numero 180, presidenza del vicepresidente Ronzulli e Castellone. Aperta la seduta ore 10.09, si legge se approva il processo verbale della seduta del 16 aprile 2024. Il Presidente dà le comunicazioni specificate in allegato al resoconto per chiedere un'informativa del Ministro dell'Agricoltura, della Solidarietà Alimentare e delle Foreste sui casi di peste suine in Emilia-Romagna e interviene la senatrice Fregolent. Il Senato passa alla discussione del documento numero 6 di risoluzione approvata a concludere l'esame della proposta di risoluzione sulla situazione politica in Venezuela in vista delle elezioni presidenziali del 2024. La relatrice Craxi, autorizzata dal Presidente, integra la relazione scritta. Prendono quindi le parole i senatori Scalfarotto, Paganella e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Castiello. Per dichiarazione di voto intervengono i senatori Enrico Borghi, De Rosa, Marton, Pucciarelli, Casini e Pellegrino. Con votazione nominale elettronica il documento è approvato all'unanimità. Il Senato passa quindi al seguito della discussione del disegno di legge numero 2924 bis, revisione delle discipline in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti. In sede di replica interviene la relatrice Bucalo. Sugli emendamenti ordine del giorno prendono la parola le senatrici Rando, Malpezzi e Pirro, nonché la relatrice Bucalo, il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Frassinetti. Con votazione nominale elettronica sono approvati l'articolo 1. L'emendamento 2.200, l'articolo 2 nel testo emendato e l'articolo 3 sono invece dichiarati preclusi o sono respinti con votazione nominale elettronica tutti gli altri emendamenti e ordini del giorno. Per dichiarazione di voto prendono la parola i senatori Guidi, Sbrollini, De Cristofano, Damiani, Pirondini, Paganella, Delì e Speranzon. Con votazione nominale elettronica è quindi approvato il disegno di legge nel suo complesso nel testo emendato con il titolo Revisione delle discipline in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi didattici differenziati. Il Presidente comincia le determinazioni assunte dalla conferenza dei Capigruppo in ordine al calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo che va dal 30 aprile 2024. Su argomenti non iscritti all'ordine del giorno intervengono i senatori Nave, Mennuni, Potente e Scalfarotto. Il Presidente avverte che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica giovedì 18 aprile 2024 alle ore 15 con l'ordine del giorno di cui do lettura. La seduta è tolta alle 13.32. Letto, approvato e sottoscritto. Grazie Presidente. Grazie. Poiché non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea, saranno pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151 bis del Regolamento, alle quali risponderanno il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministro dell'Università e della Ricerca. Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, anche considerata la diretta televisiva in corso. La senatrice Fregolent illustra l'interrogazione numero 1079 concernente il rafforzamento del trasporto pubblico non di linea tramite il noleggio con conducente. A disposizione 3 minuti, senatrice. Grazie signor Presidente, signor Ministro. Che la riforma sui taxi voluta da questo governo non stia funzionando è evidente ogni volta che si scende in questa bellissima stazione della città di Roma o in qualsiasi città, pensiamo a Milano in questo periodo che c'è il Salone del Mobile, code allucinanti che non sono degni di un paese civile, lei ci dirà. Ma sono i sindaci che devono operare, sì, è molto facile da fare scaricabarile. Di fatto la riforma non ha funzionato per le stesse parole dette dalla ministra Santanchè, sconsolata di fronte ad una coda taxi alla stazione Termini. E invece di incrementare non solo le licenze e quindi magari risolvere il problema dei taxi, ma anche la possibilità di scelta, stranamente questo governo ha deciso di inferire anche sul noleggio con conducente, aggravando la normativa, mettendogli ulteriori balzelli burocratici, soprattutto facendo rispettare una fermata e ritornare in autorimessa, cosa che non è mai avvenuta, nonostante la Corte di Giustizia europea abbia chiesto più di una volta che la normativa italiana è assolutamente anticoncorrenziale, perché è evidente che favorisce invece l'attività dei taxi. Per cui noi lo chiediamo come gruppo di Italia Viva, cosa intende fare il governo per facilitare invece l'attività di 30.000 imprese
legate al mondo dell'NCC, se non è invece obbligatorio e sarebbe invece degno di un paese civile togliere tutti i balzelli burocratici e consentire una libera concorrenza lasciando al mercato ogni sorta di possibilità di scelta. Grazie. Grazie senatrice. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, senatore Salvini, risponde all'interrogazione illustrata. A disposizione 3 minuti, ministro. Ringrazio la senatrice perché il governo intende fare quello che i passati governi non hanno fatto per anni. Non certo ovviamente penalizzare lavoratrici e lavoratori e imprese dei noleggi con conducente a esclusivo vantaggio dei taxi, come si afferma nelle premesse, non è interesse né mio né di nessun altro, visto che stiamo lavorando per l'interesse dei consumatori e, come ha detto lei, i sindaci adesso hanno la facoltà di mettere sul mercato nuove licenze di taxi, quindi da autonomista sono convinto che faranno il meglio. Taxi ed NCC sono due servizi diversi e complementari. Solo valorizzandoli entrambi potremo offrire ai cittadini un trasporto alternativo a quello di linea, su cui peraltro stiamo investendo miliardi di euro, efficiente e di qualità. Cosa stiamo facendo? Abbiamo già fatto, io ne ho presiedute personalmente diverse di riunioni, insieme al Ministro delle Imprese, al Ministro dell'Interno, stiamo lavorando con le categorie per sbloccare 3 decreti attuativi che le categorie attendono da anni. Abbiamo avuto 6 incontri, le bozze di 3 decreti sono state illustrate e discusse e abbiamo ricevuto più di 400 osservazioni dalle categorie. Il lavoro è faticoso e doveroso per diversi motivi. Primo, il registro informatico nazionale di taxi NCC consentirà di sbloccare il rilascio di nuove autorizzazioni NCC, superando uno stallo che dura da 6 anni, come lei auspicava. Secondo, grazie a questi decreti potremo conoscere il numero reale degli operanti del settore che ad oggi è sconosciuto. Terzo, la digitalizzazione delle procedure per superare la trasmissione cartacea che nel 2024 ovviamente non è compatibile con l'esigenza dell'operatore e dell'utente. Quarto, dare attuazione alla legislazione vigente che regola taxi ed NCC al fine di garantire che i servizi rispondano a precisi obiettivi pubblici, compresa la capillarità sul territorio, non solo nelle grandi città. Quinto e più importante fra gli altri motivi, la regolarità nello svolgimento dei servizi di trasporto non di linea contro ogni forma di abusivismo. Su questi punti confermo l'intenzione di risolvere il problema delle sanzioni per gli NCC attese dalla categoria, che andranno allineate a quelle dei taxi e differenziate in base alla gravità della condotta. L'obiettivo è di veicolare questa modifica, articolo 85, d'intesa con il ministro Urso, già nel prossimo disegno di legge sulla concorrenza. Confermo e concludo, i decreti non prevedono alcun lasso di tempo obbligato, alcuna pausa tra una corsa e l'altra per gli NCC. Anzi, abbiamo cercato di favorire la continuità nello svolgimento del servizio, evitando il ritorno in rimessa in tutti i casi in cui vi siano più servizi collegati. In conclusione, è evidente che la digitalizzazione consentirà di combattere il far west dei comportamenti che si sono stratificati nel tempo a causa dell'inattuazione della legge quadro di settore. L'obiettivo comune è superare la conflittualità tra le due categorie. Non c'è la parte pro taxi e la parte pro NCC, c'è la parte pro impresa, pro lavoratori e pro cittadini. Grazie signor Ministro. Interviene quindi in replica la senatrice Paita, a disposizione 2 minuti, senatrice. Grazie Presidente. Volevo rinfrescare la memoria al Ministro Salvini. Durante il governo Conte 1 lei aveva un viceministro, si chiama Edoardo Rixi. Durante il governo Draghi lei aveva un sottosegretario viceministro che si chiama Morelli. Quindi questi anni che lei ha citato sono anni in cui voi avete governato più di qualsiasi altra forza politica che siede in questo Parlamento il Ministero dei Trasporti, a cui ovviamente bisogna collegare il suo arrivo da ministro e di nuovo quello del viceministro Rixi. Ora che lei dica a noi, diciamo, che durante questi anni non si è fatto, e meno male che siete arrivati, io le do la notizia, c'eravate sempre, infatti si vedono i risultati. I risultati quali sono? Che voi avete elaborato una strategia per la quale sostanzialmente le licenze nuove ai taxi non le date, perché dovete salvaguardare la categoria dei taxi e basta farsi un giro, perché vede Ministro,
come dire, la realtà prende sempre il sopravvento sull'immaginazione, anche la sua. Basta farsi un giro in città, le persone rimangono a piedi, non hanno il servizio, semplicemente perché i taxi non ci sono. Basta fare una cosa, aumentare quelle licenze, dare la possibilità che le licenze vengano aumentate. E lei questo, diciamo, non lo vuole, perché quella categoria è una categoria alla quale lei tiene particolarmente. Mentre lei immagina di differenziare sanzioni penalizzando il noleggio per conducente, immagina, diciamo, una identificazione di chi viene trasportato che è differente e che va anche a ledere il principio della privacy, immagina, diciamo, il ritorno in rimessa, cioè delle norme a dir poco, diciamo, assurde nei confronti di una categoria che dovrebbe, quella sì, chiamare il Tribunale dei diritti umani. Perché lei sta sostanzialmente mettendo in atto, diciamo, delle attività che sono di carattere persecutorio nei confronti del noleggio per conducente. Ma il problema vero non è per quale motivo lei ce l'ha così particolarmente con la categoria degli NCC e invece vede così favorevolmente la categoria dei taxi. Il problema vero è che lei sta immobilizzando città importanti, tra le quali Roma e Milano, a fronte di una politica trasportistica che non è degna di questo paese, non è degna di questo paese. E siccome lei, come le ho appunto in qualche modo confermato e dimostrato, in questi anni ha governato attraverso i suoi uomini tantissimo questo ministero, secondo me una domanda su quanto efficace siano state le sue politiche probabilmente se la dovrebbe porre. Di certo oggi non ha più alibi, lì ci siede lei, è lei il ministro dei trasporti, è Edoardo Rixi il viceministro dei trasporti, sempre della Lega. Roma è completamente nel caos, Milano molto spesso è nel caos. Si metta una mano alla coscienza, non dico di preferire o far prevalere l'interesse sugli NCC, ma almeno cerchi di aumentare qualche licenza per i taxi e di dare un minimo di giustizia a questa politica che, ripeto, nei confronti di una categoria ha dei tratti di vera e propria persecuzione. Grazie senatrice. La senatrice Floride illustra l'interrogazione numero 1084 concernente le criticità emerse nel progetto del ponte sullo stretto di Messina. Ha a disposizione 3 minuti, senatrice. Grazie presidente, signor ministro. Premesso che nel marzo del 2023 abbiamo preso atto del decreto che sancisce la sua volontà di realizzare il ponte sullo stretto, e attraverso il decreto è evidente che vuole farlo in fretta. Abbiamo visto che nella legge di bilancio ha stanziato 11 miliardi dei 14 probabilmente necessari, a nostro avviso ipotecando così un ministero e addirittura chiedendo aiuto alle regioni dal fondo di sviluppo e coesione, le regioni Sicilia e Calabria. Ora, ministro, considerato che il progetto sembra ricalcare quello del 2011, quindi un progetto vecchio, considerando che in questo progetto presentato non c'è un elaborato di stima economica, quindi in realtà noi non sappiamo ancora quanto costerà la realizzazione di questo ponte, considerato da ultimo le 239 richieste di integrazione della commissione via VAS, ministro, per usare un termini suoi, non bruscolini, ma sono integrazioni importanti, per esempio studio di impatto ambientale, studi sugli scenari sismici e di maremoto, elaborati di morfodinamica costiera, non ultimo l'impatto di acque superficiali e sotterranee, perché il progetto così come scritto rischia di lasciare Messina senza acqua durante la realizzazione del ponte. E inoltre anche il Ministero della Cultura, quindi non il Movimento 5 Stelle, chiede ulteriori integrazioni, perché prende atto che il progetto è vecchio e chiede integrazioni significative alla documentazione paesaggistica e archeologica. Per leggere dal documento si evincono queste parole: carente, insoddisfacente, non sufficientemente approfondita. Noi le chiediamo, ministro, intanto se lei ha conoscenza, volendo realizzare questo ponte, questa opera mastodontica, che il progetto è vecchio, è carente, è approssimativo e sommario, per questo dunque pericoloso. Le chiediamo se ha conoscenza che per realizzare bene un'opera che lei dice verranno da tutto il mondo a vederla è necessario dare il tempo dovuto a chi deve realizzare questi approfondimenti. Le chiediamo, non è forse opportuno rivedere o riconsiderare l'opera per il bene dei cittadini, anche perché andiamo a spendere risorse importanti dei cittadini?
Perché, sa, a noi viene un dubbio, tutta questa corsa è perché lei vuole realizzare un ponte che però con questo progetto non starebbe in piedi o sta correndo verso le elezioni europee? Grazie, senatrice. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, senatore Salvini, risponde all'interrogazione illustrata. A lei la parola, ministro. Grazie anche a nome delle centinaia di ingegneri, di architetti e di geologi che negli anni hanno lavorato a questo progetto. Il ponte non lo farà la politica. Il ponte lo faranno i migliori tecnici italiani, giapponesi, danesi, spagnoli e americani. In base a quello che lei chiedeva, il documento prodotto dalla Commissione VIA dello scorso 15 aprile rientra nelle attività ordinarie previste per qualsiasi progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, non rappresenta assolutamente una bocciatura del progetto, anzi il Ministero dell'Ambiente ha comunicato la procedibilità dell'istanza di VIA avanzando giustamente richieste di integrazioni documentali e istruttorie in linea con le procedure per opere assimilabili. La bontà del progetto non viene messa in discussione, peraltro progetto approvato all'unanimità dal Comitato Tecnico Scientifico composto da alcuni dei docenti universitari delle migliori università italiane, né tantomeno l'elevatissimo livello scientifico e ingegneristico degli studi condotti può essere messo in discussione. Stiamo parlando di un progetto strategico che insieme ai 30 miliardi per il miglioramento delle strade, autostrade e ferrovie in Sicilia e gli altrettanti in Calabria darà lavoro, sviluppo e speranza a due delle terre col più alto tasso, ahimè, di disoccupazione giovanile dell'intera Europa. Il progetto prevede un ponte sospeso a campata unica di 3.300 metri. Per un progetto di tale complessità, per il quale la società proponente, che ha confermato l'obiettivo di aprire i cantieri entro l'estate, ha inviato circa 10.000 elaborati, non può stupire che la Commissione richieda approfondimenti di dettaglio. La richiesta di integrazione nell'ambito della valutazione di impatto ambientale per progetti infrastrutturali è del tutto fisiologica. Per progetti di complessità tecnica e valore di investimento di molto inferiori rispetto al progetto del ponte, le richieste di integrazioni formulate dalla Commissione VIA arrivano anche al centinaio. Per quanto detto, il numero e il contenuto delle osservazioni non desta preoccupazione ai tecnici che ho interpellato. La società Stretto di Messina ha comunicato che le integrazioni richieste saranno fornite entro i termini previsti, ovvero sia 30 giorni. Aggiungo inoltre che lo scorso 16 aprile, quindi questa settimana, si è tenuta la prima riunione della conferenza di servizi istruttoria. Alla riunione di insediamento hanno partecipato la società Stretto di Messina, i rappresentanti dei comuni dell'area, dell'autorità portuale e delle amministrazioni coinvolte. Dopo la presentazione del progetto è stata così avviata la fase istruttoria che arriverà all'approvazione del progetto definitivo da parte del CIPES. Concludo con questi dati sono la dimostrazione che l'intero procedimento prosegue con l'opportuna celerità e con ogni attenzione possibile, nella consapevolezza che insieme a tutte le altre opere che attendevano da anni di essere cantierate su strade, autostrade e ferrovie in Sicilia e in Calabria, il ponte sullo Stretto sarà un'opera utile, sicura, sostenibile, non al ministro Salvini che oggi c'è e domani chissà, ma a milioni di siciliani, calabresi e italiani che aspettano quest'opera da quasi 50 anni. Grazie signor Ministro. Interviene in replica il senatore Patuanelli, ha a disposizione 2 minuti. Senatore. Grazie Presidente. Ministro, in 20 anni da progettista ho progettato e diretto una 60ina di opere pubbliche. Posso assicurarle che le critiche e le osservazioni, più osservazioni che critiche, fatte nel contesto di analisi della valutazione di impatto ambientale sono critiche che non si vedono, osservazioni che non si vedono normalmente a progetti, anche di caratura decisamente inferiore rispetto a questa, che è una imponentissima opera pubblica di un valore economico rilevantissimo e anche di una complessità tecnica. Gli ingegneri non faranno il ponte, gli ingegneri lo progettano, a farlo sarà qualcun altro. E la parte progettuale che oggi abbiamo davanti è una progettazione lacunosa, dove si vengono richieste integrazioni su aspetti sismici che, come posso dire, dovrebbero essere parte integrante ed immediata di un progetto serio. Ma d'altra parte lei nel 2016 diceva: non sono convinto di fare un ponte che mi dicono potrebbe crollare, quindi evidentemente anche da parte sua c'era qualche preoccupazione. La realtà l'ha detto bene la collega Floridia, lei vuole correre per arrivare durante la campagna delle europee in qualche modo ad ottenere qualche risultato. È impensabile che quel cantiere
parta quest'estate e potrà partire forse l'accantieramento, le opere propedeutiche all'accantieramento, che non significa che partono i lavori per il progetto del ponte, e viste le osservazioni della Commissione credo che non sarà neanche quest'estate. Però al netto della posizione nel merito dell'opera, io ho, credo in modo molto pragmatico, dico, le opere pubbliche non ci può essere un no a prioristico e nemmeno un sì a prioristico. Le opere pubbliche che servono vanno realizzate, bisogna trovare la scala di priorità. Noi riteniamo che la priorità di questo Paese in questo momento non sia fare il ponte. Lei ha un'opinione diversa e l'accettiamo, ma se vuole portare avanti quell'opera, posto che ha detto che il ponte prima crollava e poi che adesso il problema sono gli uccellini, ha detto che sono 100.000 posti di lavoro, poi 50, poi 40, poi 30, sta dicendo tutto il contrario di tutto quotidianamente, vuole realizzare quel ponte. Ministro, la prego, non ne parli più, perché fa perdere di credibilità anche una mera opera pubblica. Grazie. La senatrice Minasi illustra l'interrogazione numero 1081 concernente le iniziative normative in materia edilizia, con particolare riguardo alla regolarizzazione delle piccole difformità. A disposizione 3 minuti, senatrice. Grazie. Grazie Presidente, Ministro. I temi della casa, dell'edilizia e dell'emergenza abitativa sono argomenti che hanno assunto nel tempo un'importanza significativa per il Paese. Moltissimi sono i cittadini che tentano da anni di porre rimedio a situazioni di leggera irregolarità del proprio immobile, spesso viziato da difformità edilizie lievi e non sostanziali, attendendo da troppo tempo risposte certe. E spesso si tratta di difformità sul proprio immobile di cui gli stessi proprietari sono incolpevoli, se non addirittura ignari, soprattutto per gli immobili edificati da altri soggetti magari prima degli anni 70. E si tratta di situazioni che non costituiscono un abuso edilizio, ma piuttosto lievi difformità che non creano problemi alla sicurezza o alla stabilità dell'immobile, né tantomeno impattano sull'ambiente circostante. E tali difformità, che certamente potevano essere sanate all'epoca della realizzazione dell'immobile, non sono sanabili oggi a causa della doppia conformità prevista dal vigente testo unico per l'edilizia, che appunto non consente di conseguire il permesso o la segnalazione in sanatoria per moltissimi casi. Questa situazione ovviamente comporta un consistente aggravio amministrativo a carico degli uffici delle amministrazioni comunali competenti, che a causa della frammentarietà della disciplina di settore non riescono a fornire risposte in tempi certi alle richieste di accertamento dello stato legittimo dell'immobile, limitandone quindi la commerciabilità, ma non solo, spesso condizionando anche l'esecuzione di interventi di semplice manutenzione ordinaria, di messa in sicurezza o di efficientamento energetico degli edifici. Quindi le chiedo quale iniziative intende adottare al fine di adeguare la normativa in maniera edilizia alle attuali esigenze degli operatori del settore e risolvere quindi il problema delle piccole difformità del patrimonio immobiliare che non impattano sulla sicurezza dei cittadini e continuano invece a intasare l'attività degli uffici comunali nonché a paralizzare il mercato immobiliare. Grazie senatrice. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, senatore Salvini, risponde all'interrogazione illustrata. Ringrazio la senatrice Minasi della Lega perché mi permette di dare risposta a quest'Aula ovviamente e a chi è a casa nello stesso tempo, perché il tema casa e le difformità interne alle quattro mura domestiche riguarda, secondo la stima dell'Ordine degli Ingegneri, ben più della metà delle case degli italiani. Il nostro obiettivo è salvare queste case, a differenza dell'Europa che vorrebbe tassare queste case, da una normativa frammentata, andando a regolamentare tutto quello che c'è all'interno delle mura domestiche: la cameretta per il secondo figlio, l'antibagno, l'anticamera, il soppalco, la veranda, la finestra di 20 centimetri spostata rispetto alla piantina originaria di quant'anni prima. Noi viviamo tutti in condomini, in abitazioni, abitazioni singole, case che hanno subito ristrutturazioni negli anni a carico dei precedenti proprietari, del nonno, del genitore, dell'eredità. L'obiettivo di oggi, come abbiamo illustrato a tutti gli operatori dopo numerose riunioni sul piano casa, è di arrivare entro la fine di maggio all'esame di quest'Aula del Parlamento con alcune modifiche che riguardano, ripeto, non gli abusi esterni, ma tutto quello che c'è all'interno delle quattro mura. Difformità formali legate alle incertezze interpretative che per tanti immobili bloccano la possibilità di vendere o comprare casa.
difformità edilizie interne alle case, ovvero quelle modifiche derivanti da manutenzione ordinaria o straordinaria che attengono alla disciplina delle tolleranze costruttive, di cui aumenteremo la percentuale. Difformità che potevano essere sanate all'epoca di realizzazione, ma non più sanabili oggi a causa della disciplina della doppia conformità. Stiamo inoltre intervenendo sulla possibilità di ampliare i cambi di destinazione d'uso per rendere più agevole le variazioni di utilizzo di una unità o immobiliare o di un immobile. Tutto questo per liberare gli uffici comunali da milioni di pratiche, per incassare quello che i cittadini vogliono poter pagare pur di tornare totalmente padroni del loro bene. Si tratta nel complesso, quindi, non di un condono per chi ha costruito la villa in riva al mare, lungo il fiume, in aree protette architettonicamente o idrogeologicamente pericolose. Se uno ha la cameretta per il secondo figlio ereditata dal nonno o dal genitore, penso che sia più utile che paghi al comune una quantità di denaro per poter tornare tranquillamente in possesso della propria abitazione, con l'obiettivo finale di abbassare il costo degli affitti. Perché se tu riporti sul mercato milioni di immobili che oggi sono bloccati, fai un buon servizio alla pubblica amministrazione e arrivi ad abbassare il costo degli affitti, soprattutto nelle grandi città. L'impegno entro maggio, che è un lavoro che stiamo portando avanti da un anno e mezzo, unico governo che se ne è fatto carico, diventi realtà. Grazie Ministro. Interviene in replica la senatrice Minasi, a disposizione 2 minuti. Grazie Ministro per la sua puntuale risposta. Sappiamo quanto questo tema relativo al patrimonio immobiliare sia importantissimo per il nostro Paese, perché l'Italia ha un immenso patrimonio immobiliare di proprietà dei cittadini e il cui valore nel 2022 ammontava a 5 miliardi di euro, che sono quasi 3 volte il nostro PIL. E oggi il 70% delle famiglie vive in una casa di proprietà e si trova spesso ad affrontare questi problemi che le normative attuali e la burocrazia dall'altro non aiutano a risolvere. Piccoli problemi, come lei ha detto, che non costituiscono abusi edilizi e quindi hanno pesanti conseguenze, se non li permettiamo di regolarizzare, sulla commerciabilità degli immobili, sulla loro fruibilità e anche sugli uffici amministrativi. Quindi crediamo che questa sua politica di sburocratizzazione e velocizzazione delle procedure sia senz'altro la soluzione da seguire. Significa dare fiato all'edilizia, al settore immobiliare, aiutare le famiglie anche, perché no, ad alleggerirsi da pensieri ed ansie appunto legati a queste irregolarità, e significa rendere più fruibile il mercato immobiliare, sempre nel rispetto massimo della sicurezza e della legalità, che sono contrastate dall'opposizione unicamente sulla base di pregiudizi ideologici che certamente non sono nell'interesse della collettività. Quindi grazie ancora per il suo impegno e per questo lavoro condotto peraltro sulla base dell'ascolto degli operatori di settore, e quindi certamente centrato sulle migliori soluzioni possibili. Grazie senatrice. Il senatore Sigismondi illustra l'interrogazione numero 1083 concernente le prospettive in materia di transizione ecologica nel settore dei trasporti. A disposizione 3 minuti, senatore. Grazie Presidente, signor Ministro. Dall'11 al 13 aprile si è tenuto a Milano, nella sede di Palazzo Reale, la riunione dei ministri del G7 Trasporti, presieduta dall'Italia, cui hanno partecipato, oltre all'Unione Europea, rappresentata dalla Commissaria ai Trasporti, le delegazioni dei Ministeri di Infrastrutture e Trasporti di Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti d'America. Il vertice, che si è tenuto nel capoluogo lombardo, è stata anche l'occasione per chiarire e comprendere le modalità con cui le nazioni del G7, alla luce della crescente instabilità globale, intendono affrontare le sfide del futuro della mobilità. Segnatamente, l'attenzione è stata posta sull'esigenza di rafforzare i sistemi di trasporto in caso di eventi estremi e imprevisti, come ad esempio le crescenti tensioni geopolitiche, il cambiamento climatico o gli attacchi informatici, creando e rafforzando strumenti di coordinamento e cooperazione a livello del G7. Tra i temi affrontati, l'adeguamento del settore dell'automotive alle criticità ambientali è stato oggetto di un profondo e prolungato confronto tra i partecipanti, culminato nell'unanime consapevolezza di non poter considerare come unica
soluzione al problema la trasformazione in elettrico degli attuali veicoli a motore pubblici e privati, ritenendo per contro necessario concentrarsi sullo sviluppo di biocarburanti capaci di salvare le filiere del motore endotermico. Con la presente interrogazione si chiede di sapere quali iniziative, in seguito a quanto emerso dalla riunione dei ministri del G7 Trasporti, intende porre in essere per conseguire il passaggio da una transizione ambientale semplicemente ideologica ad una pragmatica ed economicamente sostenibile. Grazie senatore. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, senatore Salvini, risponde all'interrogazione illustrata. Ringrazio il collega Gismondi. Sì, sono orgoglioso che grazie a questo governo Milano e l'Italia siano stati per 3 giorni all'attenzione del mondo sulle politiche di trasporto per una transizione ecologica e non ideologica che non passi dal tutto subito solo elettrico, che sarebbe solo un enorme regalo alla Cina. Noi rischiamo di passare dalla dipendenza del gas russo alla dipendenza dall'elettrico cinese. Dobbiamo superare questa follia che non ha nessun senso ambientale e economico. La dichiarazione finale approvata da tutti i ministri del G7 peraltro parla proprio di neutralità tecnologica, quindi superando l'ideologia imposta dai Timmermans e dalla sinistra al Parlamento europeo in Commissione europea. È un testo che getta le basi per un G7 che guarda al futuro con serenità e con pragmatismo. L'obiettivo, abbiamo parlato anche dei pirati del Mar Rosso, è quello di creare strumenti di coordinamento e cooperazione a livello G7 che siano in grado di aumentare il livello di preparazione e risposta alle crisi e agli shock internazionali. Ovviamente il mio auspicio e quello su cui lavoreremo come governo e come comunità è che per ricostruire una rete infrastrutturale, penso all'Ucraina, occorre un periodo di pace, perché ricostruire con delle guerre in corso è assolutamente complicato, quindi mi auguro che tutti coloro che hanno responsabilità di governo tornino a costruire ipotesi e percorsi di pace e non preparino nuove guerre. Evidenzio 3 elementi cruciali nella conclusione del G7 di cui lei accennava. La neutralità tecnologica, dicevo, anche elettrico, non solo elettrico, ma anche biocarburanti, carburanti sintetici. L'Italia è all'avanguardia per la produzione di biocarburanti grazie alle nostre imprese agricole. Mettere fuori norma e fuori mercato dal 2035 le auto o le moto a diesel e a benzina è una follia priva di qualsiasi senso. Il ruolo centrale dell'industria che va coinvolta nella transizione e l'importanza di seguire un approccio globale in settori come anche il marittimo e l'aviazione, perché la decarbonizzazione non può essere pagata esclusivamente dalle imprese e dai cittadini. Come ha detto il ministro Giorgetti, chi paga? Non puoi imporre una nuova tassa sulla casa e il cambio della macchina. Poi in alcune città, permettetemi da milanese, vietare l'ingresso ad alcune migliaia di motociclisti è assolutamente un controsenso, perché io ringrazio chi usa le 2 ruote, che serve a snellire il traffico e a inquinare di meno. In sostanza un G7 che finalmente, partendo da Milano e dall'Italia, con politiche di buon senso e non ideologiche, pensa a un futuro e a un ambiente più pulito, pensa alla decarbonizzazione. Il mio obiettivo però da vicepresidente del Consiglio è avere un'Italia sicuramente più green, ma non totalmente disoccupata, perché sarebbe il fallimento. Grazie Ministro. Interviene in replica il senatore Sigismondi, a disposizione 2 minuti. Senatore. Grazie signor Ministro per la sua risposta, perché oltre a evidenziare le risultanze del G7 evidenzia una posizione ben chiara da parte del Governo, ed è quella di perseguire la transizione energetica, ma nel contempo riuscire a tutelare le filiere economiche. Ed è questo un risultato importante, soprattutto per quanto riguarda gli investimenti, per quanto riguarda i biocarburanti, che potrebbero portare a quella neutralità tecnologica capace di tutelare l'ambiente, ma contestualmente senza avere ripercussioni economiche e anche occupazionali. Crediamo in un sviluppo sostenibile che sia in grado di trovare un nuovo equilibrio tra natura e uomo. La sostenibilità non può ridursi a una mera dichiarazione di intenti. Per questo c'è la necessità di affiancare la sostenibilità ambientale
anche quella economica, come lei ha ricordato quest'oggi in aula. La sfida che ci attende nel futuro è proprio quella di far coesistere la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica con l'esigenza della società di innovarsi e del tessuto economico di continuare ad investire e creare occupazione nella nostra nazione, ed è per questo che sono soddisfatto della risposta. Grazie Ministro. Grazie senatore. Senatore Damiani illustra l'interrogazione numero 1080 concernente le misure di valorizzazione del settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. A disposizione 3 minuti. Senatore. Grazie Presidente, colleghi senatori, Ministro Bernini. Ben 25 anni fa la legge 508 del 99 ha previsto la trasformazione delle accademie e dei conservatori in istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Da allora doveva appunto partire tutta una azione di norme, di regolamenti per rendere organica, diciamo, tutto questo sistema. Alcune cose sono state fatte in questi 25 anni, alcuni regolamenti sono stati adottati, però ecco, il sistema è ancora molto disomogeneo, non è assolutamente organizzato ma molto frammentato. La legge 508 prevedeva anche che queste istituzioni fossero anche equiparate alle università, e anche questa è un'altra di quelle questioni rimaste nel limbo. Quindi quali sono le criticità che dalla legge allora sono oggi ancora in essere? Le elenchiamo. Tra queste sicuramente il sistema di reclutamento del personale, come anche le modalità di accreditamento dei dottorati di ricerca, come anche la valorizzazione delle docenze, proprio per rendere appunto alta formazione agli studenti. Il mondo poi delle accademie e dei conservatori rivendica da tempo anche la denominazione degli stessi titoli, cioè delle lauree e non dei diplomi, così come accade in tante altre parti e paesi europei. E poi anche si parla tanto, e oggi quello che manca è l'autonomia stessa delle istituzioni AFAM, perché appunto i titoli oggi che vengono rilasciati sono dei titoli che possono essere, sono equiparati anche alle università, e quindi manca lo status giuridico oggi di chi insegna, dei docenti, come appunto le università. Quindi anche l'autonomia ordinamentale dell'istituzione è una priorità molto importante, quindi bisogna trovare soluzioni in questo momento che rappresentano proprio un investimento sul futuro. Quindi queste sono delle istituzioni che per il nostro paese, per la nostra cultura, sono un investimento, dicevo, per il futuro. Quindi alla luce di tutto questo le chiedo, Ministro, se nelle linee appunto politiche guida del Ministero da lei egregiamente diretto ci sono delle iniziative in programma, ma anche delle iniziative che sono state già attuate in questo anno e mezzo di governo, e quindi, diciamo, quali sono le linee, appunto, dicevo, di indirizzo in merito a questo argomento molto importante per la cultura del nostro paese. Grazie. Grazie senatore. Il Ministro dell'Università e della Ricerca, senatrice Bernini, risponde all'interrogazione illustrata. A disposizione 3 minuti, Ministro. Grazie Presidente, grazie Senatore Damiani. Per l'alta formazione artistica musicale coreutica, detta AFAM, siamo riusciti a portare a compimento misure che, come lei ha giustamente ricordato, erano attese da molti anni, certamente almeno 25. Per questo ringrazio lei e con lei tutto il gruppo di Forza Italia, il capogruppo Presidente Gasparri, che vedo presente in aula, perché mi offre l'occasione di riferire al Parlamento intero sul lavoro che stiamo facendo per un settore che, come ha detto giustamente lei, rappresenta un grande investimento sul futuro del nostro Paese, un elemento di grande innovazione e non solo di migliore tradizione artistica e culturale, ma di grande innovazione e di grande prospettiva futura. Certamente una finestra sul mondo delle bellezze presenti e future del nostro Paese. Dalla mia presa di servizio l'alta formazione artistica è stata una priorità non solo a parole, e quanto fatto direi ne è una dimostrazione palmare. Martedì scorso, per ricordare le ultime determinazioni acquisite in questo ambito, abbiamo approvato in Consiglio dei Ministri il regolamento sul reclutamento del personale docente, quello a cui faceva riferimento, per dare un inquadramento, uno status con carattere di definitività al personale docente e tecnico amministrativo degli istituti AFAM, e unitamente al personale docente e tecnico amministrativo abbiamo anche approvato il regolamento sugli ordinamenti didattici.
Sul reclutamento mettiamo le basi per la costruzione di un sistema omogeneo in grado di assicurare una più alta qualificazione professionale, introducendo l'abilitazione artistica nazionale similmente a quanto già avviene come alta formazione per il sistema universitario. Un ulteriore passo verso quella equiparazione dei due sistemi, non formale ma sostanziale, così significativamente e direi senza interruzioni invocata dalla categoria. Con la riforma degli ordinamenti didattici rendiamo l'insegnamento più flessibile e interdisciplinare, ma anche più specialistico, ampio, innovativo. Finalmente diamo vita alla figura del ricercatore AFAM, una novità estremamente importante nel segno dell'autonomia di istituzioni che da sempre fanno ricerca, ma che ora viene finalmente e giustamente riconosciuta. Sono misure nelle quali crediamo moltissimo e che abbiamo fortemente voluto, ma che non esauriscono il nostro lavoro. E con questo concludo, Presidente, stiamo già ultimando altri due regolamenti, uno sulla programmazione e valutazione della qualità della ricerca e un altro sulla governance. Sono azioni, non annunci, che dimostrano quanto per noi l'alta formazione artistica, musicale e coreutica sia strategica. Un elemento portante del nostro sistema di infrastrutture creative, perché queste sono infrastrutture immateriali che il mondo ci richiede e verso cui il mondo viene, ma anche un veicolo culturale e identitario capace di intercettare il desiderio diffuso ovunque di avvicinarsi al nostro paese e alla nostra cultura. Grazie. Grazie Ministro. Interviene in replica il senatore Damiani, a disposizione 2 minuti. Sì, grazie Presidente, grazie Ministro per la risposta. Non avevo dubbi, anche perché c'ero e avevamo avuto in passato anche delle interlocuzioni proprio anche per quanto riguarda la mia regione, la Puglia, molto interessata da queste istituzioni. E quindi rispetto alle criticità che ho elencato nel primo intervento e nella domanda, sono soddisfatto perché mi rendo conto che già sul reclutamento del personale sono stati adottati dei regolamenti e quindi abbiamo già superato questa criticità, come anche con tutta la riforma organica cambia la didattica che diventa più flessibile e interdisciplinare e quindi si dà un'offerta migliore anche agli studenti e quindi anche questa è una criticità che già in un anno e mezzo è stata superata, come anche nel segno dell'innovazione anche adesso finalmente la figura del ricercatore AFAM. Quindi abbiamo già rimosso in questo inizio e primo scorcio di legislatura e di governo già numerose criticità che 20 anni aspettavano sicuramente delle risposte, come anche ricordo benissimo perché abbiamo fatto qui la manovra finanziaria e ne ho fatto anche il relatore, i 200 milioni da investire appunto sul patrimonio immobiliare di queste istituzioni. Quindi io la ringrazio per la risposta, la invito ancora a continuare, ecco, e ad investire su queste istituzioni perché sono il fiore all'occhiello del nostro paese. Grazie. Grazie senatore. La senatrice D'Elia illustra l'interrogazione numero 1082 concernente il processo di valutazione qualitativa dell'università telematica. A disposizione 3 minuti, senatrice. Aspetti che provo a vedere questo perché... Ok. Grazie Presidente, signora Ministra. La questione che le poniamo pensiamo sia una questione davvero importante per il sistema universitario tutto. Ho letto che già solo per aver espresso qualche preoccupazione e qualche dubbio si parla di guerra alle telematiche. E io pensiamo che invece sia davvero un fenomeno da tenere e a cui guardare con grande attenzione. C'è un boom, un vero e proprio boom delle iscrizioni all'università telematiche. Noi siamo passati dal 2011 da 44.977 iscrizioni, nel 2021 erano 186.536, nel 2023, solo 2 anni dopo, diventano 236.245. Cioè in 10 anni noi abbiamo avuto un aumento del 293,9%. E cambia anche l'età delle persone che si iscrivono alle università telematiche. Sempre di più sono anche giovanissimi, hanno meno di 23 anni, quindi si iscrivono direttamente dalla maturità. E cioè sempre meno le telematiche rispondono ai bisogni degli studenti universitari o al recupero di anni per persone che avevano magari lasciato gli studi. Tutto questo avviene in università che hanno un personale di ruolo ridotto, un rapporto docenti-studenti molto inferiore a quello esistente nelle università tradizionali, talvolta una totale assenza di strutture di ricerca, cose che pregiudicano la possibilità di seguire anche l'attività formativa in modo
corretta e c'è un tema serissimo di accreditamento, di standard qualitativi in materia di autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio. E questo ce lo dicono i dati, quindi la cosa che noi le chiediamo è come viene fatto il monitoraggio dell'adeguamento di queste università agli standard richiesti dal decreto del 2023, tenendo presente che c'erano anche forze politiche che hanno provato a rimandare ulteriormente questo adeguamento, che ci risulta che la gran parte degli esami avvengono online, mentre non sarebbe possibile per le telematiche fare questo, secondo la legge del 2003 che le disciplina, e soprattutto su quali norme state ragionando a fine di assicurare una più rigorosa ed efficace regolamentazione di questo sistema. Grazie. Grazie senatrice. Il ministro dell'Università e della Ricerca, senatrice Bernini, risponde all'interrogazione illustrata. A disposizione di 3 minuti. Grazie signor Presidente, grazie alla senatrice D'Elia e a tutto il gruppo parlamentare del Partito Democratico, perché questo tema è, lo ha ricordato e ha ragione, condivido, molto importante ed è un tema su cui ci stiamo misurando molto, faccio una premessa alle risposte che poi le darò. È un tema talmente importante che avverto molto la ristrettezza dei tempi di questo question time, però mi riservo di parlarne più approfonditamente, magari anche in altra sede, sempre però da condividere in ambito parlamentare. Le università telematiche sono una realtà, sono 11 e offrono percorsi formativi sia interamente a distanza, sia parzialmente a distanza. Sono atenei che costituiscono un tassello ormai definito, lei lo ha ricordato l'aumento esponenziale, questo ci dice due cose. Primo, esistono, secondo, intercettano un bisogno, che anche le università tradizionali devono considerare, perché evidentemente questo bisogno c'è, esiste. Ci sono studenti fuori sede, ci sono studenti non residenziali, ci sono studenti lavoratori, ci sono studenti con malattie inabilitanti o con non autosufficienze che hanno bisogno di una didattica anche, sottolineo, a distanza. Il Covid ci ha aiutato a fare un passo in avanti sia nelle comunicazioni sia nella didattica, nella qualità dell'offerta formativa. Le università in presenza hanno organizzato iniziative di didattica a distanza, alcune stanno proseguendo, altre no. Questo che cosa significa? Che prima di tutto le università telematiche non sono un pezzo di mondo universitario che si muove in un far west di assenza di regole e controlli. I percorsi di studio delle telematiche sono decisamente controllati, accreditati dal Ministero che mi onoro di rappresentare, e soprattutto soggetti come le altre università, come l'università in presenza, alla valutazione dell'ANVUR, che sarebbe l'Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca. Ha citato alcune disposizioni, alcune di normazione secondaria, che hanno ridisciplinato i meccanismi di autovalutazione, valutazione e accreditamento iniziale periodico delle università telematiche. Questo è il senso. Le università in presenza e le università telematiche devono avere la stessa modalità di regolamentazione tenendo conto delle specifiche di contesto. La didattica in presenza non è come la didattica a distanza, ecco, purtroppo sta già consumando il tempo, me ne scuso perché avrei ancora molte cose da dire, però vorrei ricordare una cosa importante. Proprio per questo motivo abbiamo creato presso il Ministero dell'Università, abbiamo fortemente voluto un tavolo di lavoro che ricomprende le università telematiche, la Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, il Consiglio Universitario Nazionale e l'ANVUR, in cui stiamo dando regole comuni a tutte le università in modo da fare l'unica cosa che il Ministero deve assolutamente fare: garantire la qualità dell'offerta formativa a tutti, per tutti, con ogni modalità di erogazione dell'offerta didattica. Il Ministero dell'Università non è l'antitrust, non deve regolare i rapporti tra università telematiche o tra università telematiche e università in presenza. Deve fare una cosa fondamentale, che è quella che ci impegniamo a fare con tutte le nostre forze: garantire a vantaggio delle studentesse e degli studenti la qualità dell'offerta formativa. Gli esiti di questo tavolo a questo saranno mirati e ricomprenderanno, ripeto, sia le università in presenza sia le università a distanza, calcolando che il modello verso cui stiamo andando è un modello blended, un modello misto, dove per esigenze che evidentemente si manifestano per i numeri che lei ha giustamente evidenziato, anche le università in presenza devono dare risposta a questo ambito di richiesta. Grazie. Grazie Ministro. Interviene in replica la senatrice D'Elia, a disposizione 2 minuti. Senatrice. Grazie Presidente, grazie Ministra per la risposta. Sicuramente ci saranno altre occasioni e torneremo su questo tema. Non posso dirmi soddisfatta, perché è vero che ci sono
si intercettano bisogni, ma il tema è anche questo, e cioè noi non vorremmo che in assenza di un welfare studentesco forte e di questioni di diritto allo studio non risolte in questo paese, su cui stiamo discutendo, che riguardano anche il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, gli alloggi, le residenze, la scorciatoia sia quella di affidare gli studenti che hanno meno risorse, costa essere un fuorisede, tra i 700 e i 1000 euro al mese a una famiglia, come dice la Fondazione Einaudi, a un livello qualitativo più basso o anche solo a una università, non per scelta a distanza, perché noi sappiamo che la presenza, la condivisione, lo stare nell'università è anche un'esperienza importantissima di formazione. E poi perché nelle dovute differenze noi abbiamo bisogno che le regole siano veramente applicate. Sono uscite troppe cose che riguardano queste università telematiche. Citavo il caso degli esami che andrebbero fatti comunque sempre in presenza. Sono state diventate società di capitali, sono state acquistate da fondi di investimenti stranieri. C'è un tema che riguarda il profitto che può confliggere con la qualità della didattica, e su questo noi dobbiamo assolutamente vigilare. Grazie senatrice. Si è così concluso lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34,1, secondo periodo del Regolamento, sono pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Passiamo agli interventi di fine seduta. La senatrice Aloisio, sull'autonomia differenziata. A lei la parola, senatrice. Grazie, Presidente. Presidente, onorevoli colleghi, oggi per l'ennesima volta sono ancora in quest'Aula a parlare di autonomia differenziata. Ma perché? Dal ministro Calderoli a tutti i quesiti posti non è seguita una parola. Mi chiedo, è una strategia? No, non sa cosa dire. Egli stesso è consapevole dello scippo che le regioni del nord ricche stanno attuando a danno delle regioni del sud. Aggiungo, sarà brutale, l'autonomia differenziata è lo strumento inventato dalle regioni più ricche del paese per tentare di tenersi quasi interamente l'importo delle tasse che spettano all'Italia intera. Ma la cosa grave è che il governo ha depennato dai fondi del PNRR 16 miliardi di risorse destinate al sud. E nell'ultima legge di bilancio ha sottratto ai comuni fragili diversi miliardi dal fondo di solidarietà comunale. Inoltre ha sforbiciato 4 miliardi dal fondo perequativo infrastrutturale. Presidente, onorevoli colleghi, negli ultimi giorni ho avuto un lungo confronto con il professor Massimo Villone, docente emerito di diritto costituzionale della Federico II, il quale ha evidenziato due disposizioni che, ai sensi dell'articolo 2,2 del testo in esame alla Camera, atto Camera 1665, al fine di tutelare l'unità giuridica o economica, il Presidente del Consiglio dei Ministri può limitare l'oggetto del negoziato ad alcune materie. Inoltre, come disciplinata dall'articolo 11,1, gli atti di iniziativa delle regioni già presentati al governo sono esaminati secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni della presente legge. Ciò significa che potrebbero essere riprese le carte già preparate dal 2018, tra il 2018 e il 2019, con le tre regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Alla luce di queste due disposizioni, a seguito del colloquio col professor Villone, ho redatto un'interrogazione in cui chiedo al governo di conoscere i limiti richiamati dall'articolo 2,2 che si intendono porre al negoziato con le regioni per la tutela dell'unità giuridica ed economica e delle politiche prioritarie per il paese, di conoscere l'orientamento verso possibili iniziative di coordinamento tra regioni in chiave di macro regione, di conoscere quali e quante delle 184 più funzioni richiamate nelle intese già presentate al governo siano in concreto immediatamente trasferibili. Infine, Presidente e onorevoli colleghi, come saggiamente rimarcato dal professor Villone,
al fine di tutelare l'unità del Paese, a seguito dell'approvazione di ulteriori forme di autonomia, le regioni meridionali hanno il dovere civico e politico di depositare presso la Corte Costituzionale un ricorso avverso la legge Calderoli. Io sono impegnata con tutto il Movimento 5 Stelle a sollecitare i presidenti delle regioni meridionali ad agire presso la Corte il giorno dopo l'approvazione di questa legge, perché solo così sarà possibile sperare ancora in un Paese unito e coeso, come dettata dalla normativa europea all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento e dalla nostra Carta Costituzionale. Grazie. Grazie senatrice. Do lettura dell'ordine del giorno della prossima seduta, martedì 23 aprile 2024 alle ore 13.30, con il seguente ordine del giorno: conversione in legge con modificazioni del decreto legge 2 marzo 2024 numero 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La seduta è tolta.
Il primo bilancio di questa legislatura attesta per il 12° anno consecutivo il trend positivo di decremento della spesa e conferma l'impegno incessante degli organi politici e amministrativi di questo ramo del Parlamento nella direzione di una gestione ancora più rigorosa e di buon senso delle risorse pubbliche. Quest'anno il Senato, nonostante un'elevata inflazione, ha ottenuto 10 milioni di risparmi grazie a una maggiore attenzione all'impiego delle risorse, un costante processo di razionalizzazione gestionale e la diminuzione delle spese di funzionamento. Negli ultimi 11 anni questa istituzione ha risparmiato più di 397 milioni di euro. Questo significa un Senato più efficiente e meno oneroso per i cittadini. I numeri del bilancio virtuoso del Senato della Repubblica sono una realtà tangibile e concreta. Negli ultimi anni, dal 2012, grazie a una serie parsimoniosa opera di razionalizzazione della spesa a 360 gradi, abbiamo conseguito importanti risparmi. 397,3 milioni di euro complessivamente, e quest'anno abbiamo avuto una minor spesa di 31,6 milioni, tra cui sono 10 milioni di risparmi e 21,6 milioni di minore dotazione da parte dello Stato. Sono questi i numeri positivi del bilancio del Senato. Palazzo Madama, grazie al lavoro svolto negli ultimi anni, è diventato un modello di buona amministrazione che punta sull'ottimizzazione della spesa. È stato questo il valore aggiunto. Nonostante i risparmi, abbiamo continuato a investire per migliorare la nostra istituzione, che è oggi sempre più green, innovativa e virtuosa, al servizio dei cittadini e della nostra democrazia. È un risultato positivo, è un trend che ha portato a una riduzione complessiva di quasi 400 milioni nell'ultimo decennio e di ulteriori 10 milioni in questo ultimo anno. Un risultato che non va a discapito dell'efficienza, della modernizzazione dei servizi del Senato, della trasparenza che riguarda il lavoro che il Senato fa nei confronti dei cittadini. Voglio segnalare anche due cose molto importanti. Si è preso l'impegno di definire una volta per tutte il tema dei vitalizi dei senatori in carica fino al 2012, che è molto legato al rapporto tra istituzioni e cittadini, e un altro impegno è quello di definire, tutelando in ogni modo, il rapporto di lavoro tra senatori e collaboratori. Credo che sia un lavoro, questo che abbiamo svolto nell'ultimo anno, magari un po' oscuro, ma che è fondamentale per assicurare l'efficienza di questa istituzione, di questo presidio della democrazia, e il voto unanime di oggi premia questo lavoro, è un dato molto positivo per tutto il Senato. Vorrei fare anche un breve cenno alle attività per la rimozione delle barriere architettoniche. Questo è un segnale concreto che anche le nostre istituzioni sono chiamate a dare per ricordare l'importanza dell'inclusione sociale. Ringrazio il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, per il modo in cui quest'anno ha presieduto l'Aula e per aver sempre tutelate tutte le forze politiche senza nessuna distinzione. Non posso fare a meno di esprimere infinita gratitudine a tutta l'amministrazione del Senato, che è il cuore e anche il motore di questa istituzione, a partire dal segretario generale, la dottoressa Elisabetta Serafin, dai vice segretari generali, dottor Federico Toniato e al dottor Alfonso Sandomenico. Porgo uguali e sinceri ringraziamenti a tutti i direttori dei servizi, in particolare a quello del polo medico sanitario, il dottor Federico Marini, ai dipendenti, agli assistenti parlamentari, al personale dei gruppi, alle donne e agli uomini della Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale di Roma, che ogni giorno garantiscono la sicurezza e la tranquillità di questi meravigliosi palazzi. Pongo ai voti il rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno finanziario 2022. Il Senato approva. Pongo ai voti il progetto di bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 2023. Il Senato approva.
Arrivederci. La seduta è aperta. Buongiorno a tutti, colleghe senatrici, colleghi senatori. Rivolgo il più caloroso saluto al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. E a quest'Aula. Con rispetto rivolgo un pensiero a Papa Francesco. Certa di interpretare i sentimenti di tutta l'Assemblea, desidero indirizzare al Presidente emerito Giorgio Napolitano che non ha potuto presiedere la seduta odierna i più fervidi auguri e la speranza di vederlo ritornare presto ristabilito in Senato. Il Presidente Napolitano mi incarica di condividere con voi queste sue parole. Desidero esprimere a tutte le senatrici e i senatori di vecchia e nuova nomina i migliori auguri di buon lavoro al servizio esclusivo del nostro Paese e dell'istituzione parlamentare ai quali ho dedicato larga parte della mia vita. Anch'io ovviamente rivolgo un saluto particolarmente caloroso a tutte le nuove colleghe e tutti i nuovi colleghi che immagino, sopraffatti dal pensiero della responsabilità che li attende e dall'austera solennità di quest'Aula, così come fu per me quando vi entrai per la prima volta in punta di piedi. Come da consuetudine vorrei però anche esprimere alcune brevi considerazioni personali. Incombe su tutti noi in queste settimane l'atmosfera agghiacciante della guerra tornata nella nostra Europa, vicino a noi, con tutto il suo carico di morte, distruzione, crudeltà, terrore in una follia senza fine. Mi unisco alle parole puntuali del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La pace è urgente e necessaria. La via per ricostruirla passa da un ristabilimento della verità, del diritto internazionale, della libertà del popolo ucraino. Oggi
Sono particolarmente emozionata di fronte al ruolo che in questa giornata la sorte mi riserva. In questo mese di ottobre, nel quale cade il centenario della Marcia su Roma, che dette inizio alla dittatura fascista, tocca proprio a me assumere momentaneamente la presidenza di questo tempio della democrazia che è il Senato della Repubblica. E il valore simbolico di questa circostanza casuale si amplifica nella mia mente perché, vedete, ai miei tempi la scuola iniziava in ottobre ed è impossibile per me non provare una specie di vertigine, ricordando che quella stessa bambina che in un giorno come questo del 1938, sconsolata e smarrita, fu costretta dalle leggi razziste a lasciar vuoto il suo banco della scuola elementare e che quella stessa oggi si trova per uno strano destino addirittura sul banco più prestigioso del Senato. Il Senato della XIX legislatura è un'istituzione profondamente rinnovata, non solo negli equilibri politici e nelle persone degli eletti, non solo perché per la prima volta hanno potuto votare anche per questa Camera i giovani dai 18 ai 25 anni, ma soprattutto perché per la prima volta gli eletti sono ridotti a 200. L'appartenenza a un così rarefatto consesso non può che accrescere in tutti noi la consapevolezza che il Paese ci guarda, che grandi sono le nostre responsabilità, ma al tempo stesso grandi le opportunità di dare l'esempio. Dare l'esempio non vuol dire solo fare il nostro semplice dovere, cioè adempiere al nostro ufficio con disciplina e onore, impegnarsi per servire le istituzioni e non per servirsi di esse. Potremmo anche concederci il piacere di lasciare fuori da questa assemblea la politica urlata che tanto ha contribuito a far crescere la disaffezione dal voto. Interpretando invece una politica alta e nobile, che senza nulla togliere alla fermezza dei diversi convincimenti, dia prova di rispetto per gli avversari. Si apra sinceramente all'ascolto, si esprima con gentilezza, perfino con mitezza. Le elezioni del 25 settembre hanno visto, come giusto che sia, una vivace competizione tra i diversi schieramenti che hanno presentato al Paese programmi alternativi e visioni spesso contrapposte. E il popolo ha deciso, è l'essenza della democrazia.
La maggioranza uscita dalle urne ha il diritto-dovere di governare. Le minoranze hanno il compito altrettanto fondamentale di fare opposizione. Comune a tutti deve essere l'imperativo di preservare le istituzioni della Repubblica, che sono di tutti, che non sono proprietà di nessuno, che devono operare nell'interesse del Paese, che devono garantire tutte le parti. Le grandi democrazie mature dimostrano di essere tali se, al di sopra delle divisioni partitiche e dell'esercizio dei diversi ruoli, sanno ritrovarsi unite in un nucleo essenziale di valori condivisi, di istituzioni rispettate, di emblemi riconosciuti. In Italia il principale ancoraggio attorno al quale deve manifestarsi l'unità del nostro popolo è la Costituzione repubblicana. Che, come disse Piero Calamandrei, non è un pezzo di carta, ma è il testamento di 100.000 morti caduti nella lunga lotta per la libertà, una lotta che non inizia nel settembre del 1943, ma che vede idealmente come capofila Giacomo Matteotti. Il popolo italiano ha sempre dimostrato un grande attaccamento alla sua Costituzione, l'ha sempre sentita amica. In ogni occasione in cui sono stati interpellati, i cittadini hanno sempre scelto di difenderla, perché da essa si sono sentiti difesi. E anche quando il Parlamento non ha saputo rispondere alla richiesta di intervenire su normative non conformi ai principi costituzionali, e purtroppo questo è accaduto spesso, la nostra Carta fondamentale ha consentito comunque alla Corte Costituzionale e alla magistratura di svolgere un prezioso lavoro di applicazione giurisprudenziale, facendo sempre evolvere il diritto. Naturalmente anche la Costituzione è perfettibile e può essere emendata, come essa stessa prevede l'articolo 138. Ma consentitemi di osservare che se le energie che da decenni vengono spese per cambiare la Costituzione, peraltro con risultati modesti, talora peggiorativi, fossero state invece impiegate per attuarla, il nostro sarebbe un paese. Il nostro sarebbe un paese più giusto e anche più felice. Il pensiero corre inevitabilmente all'articolo 3, nel quale i padri e le madri costituenti non si accontentarono di bandire quelle discriminazioni basate su sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, che erano state l'essenza dell'ancien regime. Essi vollero anche lasciare un compito perpetuo alla Repubblica: rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana
e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Non è poesia. Non è poesia e non è utopia. È la stella polare che dovrebbe guidarci tutti, anche se abbiamo programmi diversi per seguirla, rimuovere gli ostacoli. Le grandi nazioni, poi, dimostrano di essere tali anche riconoscendosi coralmente nelle festività civili, ritrovandosi affratellate attorno alle ricorrenze scolpite nel grande libro della storia patria. Perché non dovrebbe essere così per il popolo italiano? Perché mai dovrebbero essere vissute come date divisive anziché con autentico spirito repubblicano? Aprile, festa della liberazione. 1 maggio, festa del lavoro. 2 giugno, festa della Repubblica. 2 giugno, festa della Repubblica. Anche su questo tema, dalla piena condivisione delle feste nazionali, delle date che scandiscono un patto tra le generazioni, tra memoria e futuro, grande potrebbe essere il valore dell'esempio, di gesti nuovi e magari inattesi. Altro terreno sul quale è auspicabile il superamento degli steccati e l'assunzione di una comune responsabilità è quello della lotta contro la diffusione del linguaggio dell'odio, contro l'imbarbarimento del dibattito pubblico. Contro la violenza dei pregiudizi e delle discriminazioni. Permettetemi di ricordare un precedente virtuoso nella passata legislatura. I lavori della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all'odio e alla violenza. Questi lavori si sono conclusi con l'approvazione all'unanimità di un documento di indirizzo, segno di una consapevolezza e di una volontà trasversali agli schieramenti politici che è essenziale per Mangano. Concludo con 2 auguri. Mi auguro che la nuova legislatura veda un impegno concorde di tutti i membri di questa Assemblea per tenere alto il prestigio del Senato, tutelare in modo sostanziale le sue prerogative, riaffermare nei fatti e non a parole la centralità del Parlamento. Da molto tempo viene lamentata da più parti una deriva, una mortificazione del ruolo del potere legislativo,
a causa dell'abuso della decretazione d'urgenza e del ricorso al voto di fiducia. E le gravi emergenze che hanno caratterizzato gli ultimi anni non potevano che aggravare la tendenza. Ma nella mia ingenuità di madre di famiglia, ma anche secondo un mio fermo convincimento, credo che occorra interrompere la lunga serie di errori del passato, e per questo basterebbe che la maggioranza si ricordasse degli abusi che denunciava da parte dei governi quando era minoranza e che le minoranze si ricordassero degli eccessi che imputavano le opposizioni quando erano loro a governare. Una sana e leale collaborazione istituzionale, senza nulla togliere alla fisiologica distinzione dei ruoli, consentirebbe di riportare la gran parte della produzione legislativa nel suo alveo naturale, garantendo al tempo stesso tempi certi per le votazioni. Auspico infine che tutto il Parlamento, con unità di intenti, sappia mettere in campo, in collaborazione col Governo, un impegno straordinario e urgentissimo per rispondere al grido di dolore che giunge da tante famiglie, da tante imprese che si dibattono sotto i colpi dell'inflazione e dell'eccezionale impennata dei costi dell'energia, che vedono un futuro nero, che temono che disuguaglianze e ingiustizie si dilatino ulteriormente anziché ridursi. In questo senso avremo sempre al nostro fianco l'Unione Europea, con i suoi valori e la concreta solidarietà di cui si è mostrata capace negli ultimi anni di grave crisi sanitaria e sociale. Non c'è un momento da perdere. Dalle istituzioni democratiche deve venire il segnale chiaro che nessuno verrà lasciato solo. Dalle istituzioni democratiche deve venire il segnale chiaro che nessuno verrà lasciato solo prima che la paura e la rabbia possano raggiungere livelli di guardia e tracimare. Senatrici e senatori, cari colleghi, buon lavoro. Onorevoli colleghi, il Presidente della Corte Costituzionale ha inviato la seguente lettera. Roma, 20 settembre 2022. Illustre Presidente, ho l'onore di comunicarle, ai sensi dell'articolo 6 della legge numero 87 del 1953,
che la Corte Costituzionale, oggi riunita nella sua sede del Palazzo della Consulta, mi ha eletta Presidente. Firmato Silvana Sciarra. L'ordine del giorno reca costituzione dell'ufficio di presidenza provvisorio. Ai sensi dell'articolo 2,2 del regolamento, invito a prendere posto al banco della presidenza per esercitare le funzioni di segretari provvisori i sei senatori più giovani presenti in aula: Tubetti, Bilotti, Irto, Pirondini, Borghese e Liris. L'ordine del giorno reca costituzione della giunta provvisoria per la verifica dei poteri e proclamazione dei senatori subentranti. La giunta provvisoria ha il compito di effettuare gli accertamenti relativi alla proclamazione a senatore dei candidati che subentrano agli eletti in più collegi elettorali. Ai sensi dell'articolo 3,3 del regolamento, la giunta provvisoria è costituita dai componenti rieletti della giunta delle elezioni della precedente legislatura, in numero non inferiore a 7. Sono presenti in aula i senatori Balboni, Durvalder, Malan, Rossomando e Stefani. Estraggo pertanto i nominativi dei due componenti mancanti. Nave, Boccia. Invito la giunta provvisoria, a riunirsi in sala Pannini per gli adempimenti di propria competenza. La seduta è sospesa e riprenderà al termine dei lavori della giunta provvisoria. La seduta è ripresa e invito il senatore segretario a dare lettura dei candidati subentrati individuati dalla Giunta. Grazie Presidente. Informo che la Giunta provvisoria per la verifica dei poteri ha comunicato di aver preso atto, sulla base delle proclamazioni pervenute dagli uffici elettorali regionali, delle elezioni di alcuni senatori in più regioni e, per sostituzioni, cui occorre provvedere nei seggi vacanti, ai sensi dell'articolo 19 della legge elettorale per il Senato.
ha riscontrato che nelle sottoindicate regioni risultano primi dei non eletti i seguenti candidati. Nella regione Campania, per la lista Forza Italia, Francesco Silvestro in sostituzione del senatore Silvio Berlusconi. Per la lista di Fratelli d'Italia, con Giorgia Meloni, Sergio Rastrelli in sostituzione del senatore Marcello Pera. Per la lista Movimento 5 Stelle, Francesco Castiello in sostituzione del senatore Stefano Patuanelli. Nella regione Emilia-Romagna, per la lista Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni, Michele Barcaiuolo in sostituzione della senatrice Elena Leonardi. Nella regione Lazio, per la lista Alleanza Verdi e Sinistra, Giuseppe De Cristofaro in sostituzione della senatrice Ilaria Cucchi. Per la lista Azione Italia Viva Calenda, Raffaella Paita in sostituzione del senatore Carlo Calenda. Per la lista Forza Italia, Maurizio Gasparri in sostituzione del senatore Silvio Berlusconi. Per la lista Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni, Nicola Calandrini e Marco Scurria in sostituzione rispettivamente delle senatrici Isabella Rauti e Daniela Garnero Santanchè. Nella regione Lombardia, per la lista Alleanza Verdi e Sinistra, Celestino Magni in sostituzione della senatrice Ilaria Cucchi. Per la lista Azione Italia Viva Calenda, Marco Lombardo in sostituzione del senatore Matteo Renzi. Per la lista Forza Italia, Adriano Paroli in sostituzione della senatrice Stefania Gabriella Anastasia Craxi. Per la lista Lega Salvini Premier, Alessandro Morelli in sostituzione del senatore Matteo Salvini. Nella regione Piemonte, per la lista Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni, Giorgio Salvitti per gli effetti della sostituzione della senatrice Daniela Garnero Santanchè. Per la lista Forza Italia, Roberto Rosso in sostituzione del senatore Silvio Berlusconi. Per la lista Partito Democratico, Italia Democratica e Progressista, Francesco Verducci in sostituzione della senatrice Beatrice Lorenzin. Nella regione Puglia, per la lista Forza Italia, Dario Damiani in sostituzione della senatrice Licia Ronzulli. Per la lista Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni, Ignazio Zullo in sostituzione della senatrice Isabella Rauti. Per la lista Movimento 5 Stelle, Antonio Salvatore Trevisi in sostituzione del senatore Mario Turco. Nella regione Sardegna, per la lista Movimento 5 Stelle, Sabrina Licheri in sostituzione del senatore Ettore Antonio Licheri. Nella regione Sicilia, per la lista Movimento 5 Stelle, Pietro Lorefice in sostituzione del senatore Roberto Maria Ferdinando Scarpinato. Nella regione Toscana, per la lista Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni, Susanna Donatella Campione in sostituzione della senatrice Daniela Garnero Santanchè. Per la lista Azione Italia Viva Calenda, Maria Stella Gelmini in sostituzione del senatore Matteo Renzi. Nella regione Veneto, per la lista Azione Italia Viva Calenda, Daniela Sbrollini in sostituzione del senatore Carlo Calenda. Per la lista Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni, Matteo Gelmetti e Bartolomeo Amidei in sostituzione rispettivamente delle senatrici Isabella Rauti e Giulia Cosenza. Nel prendere atto delle comunicazioni della Giunta, proclamo senatori della Repubblica i predetti candidati subentranti. Avverto che da oggi decorre nei confronti dei nuovi proclamati il termine di 20 giorni per la presentazione di eventuali reclami. L'ordine del giorno reca votazione per l'elezione del Presidente. Ai sensi dell'articolo 4, secondo periodo, del Regolamento per l'elezione del Presidente del Senato, si procede con votazione a scrutinio segreto. È eletto chi raggiunge la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Senato, pari a 104.
Per consentire un ordinato svolgimento della votazione, i senatori, immediatamente prima dell'ingresso in cabina, riceveranno dagli assistenti parlamentari una scheda che dopo il voto depositeranno nell'apposita urna. Collocata sotto il banco della Presidenza. Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto. Invito il senatore segretario a procedere all'appello dei senatori in ordine alfabetico, ma il primo nome, che credo sia della cara amica Isabella Casellati, mi fa piacere alla Presidente uscente dire il mio grazie per il suo lavoro e per la sua affettuosa amicizia nei miei confronti. Alberti Casellati. Alberti Casellati, sì. Alfieri. Aspettiamo che esca prima di chiamare il successivo. Ah, ok. Alfieri, sì. Aloisio. Aloisio, sì. Ambrogio. Ambrogio, sì. Amidei. Amidei, sì. Zanettin. Zanettin, assente. Zangrillo.